Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati, ultimo appuntamento della settimana con Direttamente. Oggi ci occupiamo di un tema che davvero ci riguarda tutti ed è la burocrazia. Ci aiuta o ci complica la vita? Ne parleremo con degli ospiti in studio, cercheremo di comprendere quanto le imprese siano gravate proprio da scadenze da rispettare, quanto questo incide poi sul lavoro e ancora il web. I trasferimenti telematici hanno davvero aiutato a velocizzare le pratiche o invece è accaduto esattamente il contrario? I sistemi sono davvero così celeri, così pronti a recepire migliaia di istanze? E ancora, come può difendersi il cittadino? Come può difendersi un'azienda? Cercheremo di dare risposte a tutto questo. Ripeto, lo facciamo con degli ospiti studio che vi presento subito. Grazie per essere con noi al dottor Francesco Gentile. Lui è un commercialista, quindi tante volte ce lo racconterà per esperienza diretta, fa i conti con quelli che abbiamo definito nel titolo di questa trasmissione i mali della burocrazia. Grazie per essere con noi a un giovane imprenditore, Carlo Mezzatesta, grazie. Lui ci racconterà proprio la sua esperienza nel pratico, credo un'esperienza che tanti altri imprenditori della nostra regione possono condividere, quel tessuto economico che dovrebbe essere volano per l'economia e che invece si trova imbrigliato in mille lacci e lacciuoli, ma lo sentiremo dalla sua voce. E grazie per essere con noi ad Anna Rovito, lei è presidente dell'Associazione Consumatori, tantissimi i cittadini che si rivolgono proprio all'associazione per avere chiarimenti, perché si ritrovano a non capire molte richieste che arrivano da diversissimi enti. Quindi una puntata davvero calda, tosta, come quella che abbiamo preparato per oggi. Tra l'altro vi invito anche a chiamarci per condividere con noi quello che viene detto, ma soprattutto per segnalarci dei casi in cui siete stati vittima di burocrazia. Io vorrei cominciare proprio con il nostro giovane imprenditore per capire davvero nel pratico della quotidianità quanto la burocrazia, che dovrebbe spesso si dice che insomma c'è attenzione, c'è il sostegno verso le imprese, soprattutto se sono imprese fatte da giovani, nella pratica è davvero così? Purtroppo non è così, perché ormai più si va avanti e sembra di andare indietro. In realtà ricordo che 5 anni fa, quando abbiamo aperto la nostra azienda, era ancora più semplice di oggi. Oggi, anziché andare avanti, stiamo andando indietro. Ho fatto da poco anche un ampliamento di attività e sto riscontrando molte difficoltà. Francesco, che è un commercialista, lo sa, una volta bastavano veramente quattro cose a posto, ovviamente perché bisogna essere a posto per andare avanti. Oggi, nonostante siano le cose a posto, si riscontrano mille difficoltà e i costi aumentano sempre di più, purtroppo, perché ci troviamo, anche per fare degli ampliamenti di attività, anche per andare avanti, ci troviamo ad avere dei costi che sono sempre maggiori. Lavoriamo di più e di conseguenza viviamo di meno. Quindi semplificazione, che sembrava dover essere la parola d'ordine, no? Soprattutto per le imprese, in realtà è solo uno slogan. E diciamo che è solo uno slogan, perché anche da poco, magari nel mio settore, hanno introdotto alcune digitalizzazioni, come le chiamano, che anziché semplificare il lavoro lo aumentano. Aumentano il lavoro e i costi. E proprio come discutevamo poco fa con il caro amico Francesco, anche il duplicarsi di queste cartaceo e digitale, che alla fine è un costo ancora... Mi fa capire meglio, lei parla di duplicazione di cartaceo e digitale, ad esempio, ed entriamo nel concreto, per l'ampliamento a cui lei sta lavorando, che tipo di documentazione le è servita, quanto costa anche in termini di documentazione?
E le spiego subito, io ho fatto un ampliamento d'attività per quanto riguarda una licenza che nel mio caso è una licenza per noleggio senza conducente. Abbiamo deciso di aprire questo noleggio senza conducente ad affiancare alla nostra attività che è una concessionaria. E una volta sarebbe bastata una semplice certificato di agibilità con l'ampliamento sulla partita IVA, oggi invece c'è bisogno di scia, asseverazione, un tecnico che si prenda la responsabilità anche dell'agibilità, nonostante ci sia già un'agibilità vecchia. Quindi ho dovuto chiamare un tecnico, ho dovuto far fare una nuova piantina, una nuova agibilità, e ho fatto dei versamenti al comune perché il comune deve rilasciare la licenza. E ad oggi, dopo 3 mesi, ancora sono in attesa di questa licenza che non arriva. Quindi ci sono tempi lunghi, ma questi controlli, secondo lei, comunque sono giusti o no? Sarebbero giusti in alcuni casi, ma nel caso in cui un'attività già avviata è un po' troppo spigolosa questa burocrazia per poter permettere, insomma, all'imprenditore di andare avanti, pure perché i costi giorno dopo giorno aumentano anche nella gestione delle attività quotidiane. Quindi una semplificazione in questo caso sarebbe comoda per noi imprenditori. Certo, non so se è possibile sapere il costo di questa operazione, solo per quanto riguarda chiaramente i documenti, non relativa alla burocrazia. Ovviamente può essere molto variabile perché il tecnico anche potrebbe essere un amico, quindi potrebbe darci una mano anche in questo senso, però all'incirca noi abbiamo speso quasi 2.000 euro tra pratica, tecnico, variazioni, perché ho dovuto fare delle variazioni anche catastali. Ho dovuto variare anche catastalmente il mio magazzino per una parte che avevo a deposito che ho dovuto mettere invece a frutto, e ovviamente mi è aumentata anche la rendita, quindi di conseguenza IMU e tutto quanto il resto. Quindi nel pratico adempiere a degli atti burocratici che, il nostro imprenditore lo ha detto, insomma, sono controlli giusti, però molto articolati e molto costosi. Tra l'altro si attende da 3 mesi un rilascio, no, di una certificazione che ancora non arriva. Quindi da un lato ci sono i costi della pubblica amministrazione, dall'altro ci sono dei servizi che non sono celerissimi. Le hanno detto perché ci vuole tanto tempo per il rilascio? Diciamo che ogni giorno si aggiunge una richiesta nuova poi al rilascio di questa licenza. E alcune volte mi rendo conto che magari anche l'impiegato che al momento è presente, non avendo bene presente la situazione che stiamo affrontando, perché magari non ce ne sono altre o magari è stato un argomento trattato molti anni fa in cui la burocrazia era diversa, e allora ha anche lui necessità di reperire più informazioni per poter andare avanti. Quindi è davvero una matriosca, no, di carte su carte e di informazioni che evidentemente non si incrociano. Dottore Gentile, lei che è un commercialista, in questi casi si può aiutare e dare dei consigli per snellire questi processi? Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Aiutare. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Mi ricollego a quello che diceva Carlo, sia in termini di tempi che di costi. Ad esempio sul fatto che per avviare un'attività in Italia ci vogliano anche fino a 6 mesi, fa diventare il nostro paese anche non competitivo, oltre che per altri motivi di cui oggi non discutiamo. Si parla spesso del carico fiscale, ma anche solo partire e ipotizzare l'avvio di un'attività che ti costringe a questi tempi, probabilmente fa propendere verso altri lidi. In termini di costi leggevo, ad esempio, sul carico che la burocrazia che ad oggi esiste, noi come professione ci scontriamo, purtroppo non ci confrontiamo, ci scontriamo quotidianamente ormai, sui costi un'indagine dell'Università di Trento, mi pare di dicembre, parlava di circa 8.000 euro all'annue a carico di ogni azienda, quindi sono risorse che invece dovrebbero essere destinate ad altro. L'imprenditore deve poter destinare le sue forze alla gestione dell'attività
quella più vera, insomma, non al cartaceo, quindi a livello di costi. Che fare? Allora, di semplificazione e di snellimento ci parlano ormai da circa 20 anni. Con l'avvento del telematico si parlava si pensava si fossero risolti i problemi. Purtroppo così non è. Abbiamo esempi, io ricordo dall'avvio dell'obbligo della presentazione dell'F24, che è il modello di pagamento con il quale ci confrontiamo sia titolari di partita IVA che anche i privati. E quindi con l'obbligo del telematico, io ricordo che se da un lato c'eravamo noi professionisti costretti a continui aggiornamenti e spesso a rincorse contro il tempo, ci siamo imbattuti nell'altra parte del sistema, che nel caso specifico le banche, le poste, dove occorreva anche andare, non erano assolutamente pronti. A noi capita, per esempio, per continuare con gli esempi del telematico che non funziona, l'Agenzia delle Entrate ci avvisa annualmente su incongruenze riguardo alle dichiarazioni dei redditi, spesso non fondate. Rispetto a questi avvisi siamo costretti in primis ad utilizzare il canale telematico, il cosiddetto CIVIS, che molto spesso non ci aiuta, solo per poi prendere l'appuntamento direttamente in ufficio. Duplicazione, quindi una duplicazione. Noi come studi siamo nella condizione ormai di dover affidare ad una persona specifica tutto ciò che praticamente da parte della pubblica amministrazione ormai ci viene ribaltato. Certo, perché poi insomma comunque voi dovete dare delle risposte concrete ai vostri... Noi saremmo fuori dal mercato, quindi al cliente e al contribuente devi per forza dare risposte. Mi permette, io credo pure che questi continui, cioè da ultimo... Il 2017 è stato un anno per noi funesto, praticamente una miriade di nuovi adempimenti, alcuni riprodotti che avevano messo in cantina, che ci hanno costretto praticamente ad aggiornarci, ad essere pronti. Il caso limite è stato quello dello spesometro di qualche mese fa, continuamente rimandato, spostato, ripreso, che praticamente ci costringe, volevo dire, a una serie di costi che purtroppo, ahi noi, non siamo nemmeno in condizione di ribaltare sui clienti, che già di per sé sono oberati da oneri che non riescono a... Quindi c'è una difficoltà che è anche una difficoltà dei commercialisti, quindi di professionisti alle prese, no? Che di solito si interfacciano con la pubblica amministrazione e che invece evidentemente non trovano la risposta attesa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì. Quindi c'è questo muro di gomma, lo possiamo definire così? Io ritengo, sì, credo di sì, perché se di burocrazia ancora siamo costretti a parlare, quindi di semplificazione ancora non ne vediamo, perché anche quella è rimasta sulla carta, è diventata carta anche quella, la semplificazione, credo che serva dall'altra parte, cioè servano risorse, uomini che deputati a gestire queste pratiche e che le portino... e che le risolvano, perché spesso siamo costretti a rimandare informazioni a vari enti quando invece li hanno già, cioè, quindi credo che ci sia un po' di inefficienza che ci costringe a un doppio lavoro. Insomma, anche questa è una situazione abbastanza complicata, mi pare, da risolvere, che però mette in difficoltà i professionisti, mette in difficoltà i cittadini, che insomma, certo, sono costretti anche i cittadini a darle dei duplicati una volta che lei deve dimostrare, certo, no, che una dichiarazione dei redditi, certo, è esatta, richiedere, è sbagliata. Richiedere, no? Spesso documenti che si pensava potessimo a quel punto accantonare, invece no, sì.
Allora, i cittadini che si ritrovano stretti nelle maglie della burocrazia, oltre ai professionisti, si rivolgono spesso anche all'Associazione dei consumatori. Mi colpisce molto perché la burocrazia si sente così presidiata, evidentemente, da richieste che oggi si parla di burocrazia difensiva. Anna Rovito, di che cosa parliamo? Allora, intanto grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito e vi ringrazio per questa opportunità. Siete una delle pochissime emittenti, sono l'unica che danno voce veramente ai cittadini. Anziché parlare di trasmissioni culinarie, parliamo realmente di problematiche che affronta il cittadino oggi. La burocrazia difensiva è stato un termine coniato da poco da parte di alcuni ricercatori, in specifico da un ente preposto proprio allo studio della PA, il Forum PA, che ha condotto proprio delle ricerche in merito, studiando da più anni la pubblica amministrazione. Su un campione di circa 1.700 dipendenti intervistati nelle amministrazioni locali è emerso, da un 62% di questo campione, che hanno difficoltà in realtà gli impiegati, gli impiegati pubblici a lavorare all'interno dell'amministrazione, degli uffici, proprio per l'eccessiva bulimia regolamentare che governa il nostro paese. Quindi, proprio da quanto riporta lo studio fatto per tramite del loro presidente, il pubblico impiegato si giustifica attraverso un atteggiamento difensivo, ovvero sia, siccome sono troppe le norme che regolamentano la stessa fattispecie, piuttosto che applicarne una anziché un'altra, io mi trincero dietro un atteggiamento difensivo e quindi non applico né una né l'altra. Cosa succede? Che il cittadino rimane ovviamente senza risposta. Senza risposta e con ovviamente pagando un caro prezzo il cittadino, non certo il pubblico impiegato. Questo, diciamo, è il nuovo concetto elaborato da questi nuovi studi. Non posso non negare, io oggi ho un ruolo molto importante perché sono portavoce di tanti cittadini che mi hanno dato questo compito, quindi tant'è che ho, diciamo, in parte appuntato chi mi diceva mi raccomando di sottolineare questo, quello, cercherò insomma di soddisfarli per quello che il tempo ci consente tutti. Il vero problema fondamentale è che in realtà l'apparato burocratico italiano e quindi il difettoso funzionamento amministrativo ha portato ad una burocrazia incattivita e incallita. Oggi... Ma infatti quello che lei dice è vero, perché noi cittadini spesso sentiamo la burocrazia come nemico anziché come amico, no? E in questo si inserisce il ruolo delle associazioni. Nel pratico c'è un caso in cui l'associazione direttamente si è dovuta scontrare con la pubblica amministrazione per difendere i diritti del cittadino? Questa è una bellissima domanda, anche perché, ripeto, non ci basterebbe una trasmissione, magari poi approfondiremo. Io ho segnato, diciamo, qualcuno dei casi più emblematici, non perché gli altri non abbiano uguale spessore e valore. Ce ne sono, e più di uno purtroppo, di cittadini che quasi con tono arrendevole si sono rivolti a noi per avere un ausilio. Per quanto noi non siamo un'istituzione, siamo una semplice associazione come tante altre, questo è l'ausilio che in realtà dovremmo trovare nello Stato e nelle istituzioni. Non è così, non lo troviamo. Posso citarvi dei casi pratici di eccessiva burocrazia. Uno di questi, dei cittadini, si sono rivolti a me, dei cittadini dell'Interland Cosentino, non molto tempo fa, perché sono rimasti imbrigliati nelle maglie della burocrazia. Chiedevano un'autorizzazione per lo smantellamento di un tetto in Eternit di un edificio posto in Cosenza, alle porte di Cosenza. Pertanto, previo ovviamente richiesta di tutte le autorizzazioni, da cittadini corretti sappiamo tutti cosa significa oggi l'Eternit e cosa provoca l'Eternit. Non c'è da dare una medaglia a questi cittadini, hanno fatto il loro lavoro, hanno fatto il loro dovere. Durante le fasi autorizzative incontrano degli ostacoli, ovvero sia un ufficio preposto, perché un altro male, apro una breve parentesi che poi magari approfondiremo, male della nostra Italia, è che
su più settori sono chiamati a rispondere diversi uffici con quasi le stesse competenze. Quindi questi cittadini in quale labirinto si sono trovati? Si sono trovati in questo labirinto. Allora, arrivano alla sovrintendenza, per cui la sovrintendenza gli impone una prescrizione, quindi smantellare Eternit e mettere al posto dell'Eternit delle tegole, diciamo, in argilla, quindi pesanti. Rappresentano all'amministrazione che tale soluzione non poteva essere, non può essere adottata ancora ad oggi, perché si parla di un edificio di oltre 40 anni fa, per cui si minerebbe alla staticità dell'edificio. E offrono però ovviamente all'amministrazione una alternativa a questa prescrizione, prevista tra l'altro anche dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Cosenza. E l'ente continua con pugno di ferro a non voler ascoltare l'alternativa comunque adottabile, o comunque, diciamo, a porsi in una situazione di dialogo con la, col cittadino. Continua a frenare questa cosa. Quindi, in poche parole, il cittadino si adegua a una normativa, quindi quella di smantellare l'Eternit per le conseguenze che sappiamo, imbattendosi in una serie di prescrizioni e di vincolistiche senza senso. Ecco, e mi riallaccio al ragionamento dell'imprenditore di prima, del giovane imprenditore. Cioè, vengono richieste al cittadino non l'osservazione di norme, quindi viene richiesto un di più, e quel di più potrebbe essere risparmiato tranquillamente. Quindi il cittadino viene messo con le spalle al muro. Ora ci si pone un interrogativo: è il cittadino ha agito correttamente o no? E su questo ci fermiamo, ha agito correttamente o no? Torniamo ai problemi delle imprese invece. Aprire un'impresa, avviare un'impresa, dal punto di vista proprio burocratico, quanto tempo ci vuole? Passa l'idea, cioè basta soltanto l'idea, bastano i capitali, oppure, nonostante avendo l'idea e i capitali, poi metterla in pratica richiede tempo e una burocrazia elefantiaca? Sicuramente lo Stato non aiuta le persone che hanno voglia. Io credo che sia veramente un ostacolo enorme. Eppure, soprattutto per i giovani imprenditori, insomma, c'è una gamma di incentivi. Io non ho mai, diciamo, chiesto alcun incentivo, perché per fortuna ho la fortuna di non averne avuto bisogno. Però credo che nel caso in cui si chiedano incentivi, i tempi siano veramente biblici. Poi dopo lo chiediamo al commercialista. O quantomeno magari... Torniamo alla sua esperienza. Bisogna anticipare i capitali per poi recuperarli, quindi credo che non avendo capitali non si potrebbe iniziare un'impresa quantomeno seria, tranne nel caso in cui una ha un'idea geniale, allora è l'idea che cammina da sola. Oggi... Quindi nella sua esperienza quanto tempo ci è voluto, nonostante avesse lei i capitali e l'idea, a far partire l'impresa? Per fortuna non è stato biblico come in questo caso, perché come dicevo prima, più andiamo avanti più si ha l'impressione di fare un passo indietro. Io ho aperto il 2013 e in, diciamo, 3 mesi siamo riusciti ad essere operativi e ovviamente non completamente, poi dopo un 6-7 mesi eravamo completamente operativi in tutto. E fondamentalmente non è un tempo velocissimo, ma non è neanche un tempo proprio mostruoso, come si suol dire. Io ho avuto un'esperienza all'estero dove ho aperto anche un'attività all'estero, e diciamo che in una settimana a 10.000 km di distanza sono riuscito ad aprire un'impresa. Allora, però... questo è importante, in una settimana in un paese fuori dall'Italia, in un paese estero, 3 mesi in Italia. Essendo io in Italia, in una settimana ho aperto un'attività all'estero, dove poi sono andato dopo una settimana per completare e concretizzare tutto. Però sono riuscito in una settimana a sbrigare tutto quando veramente online. Mentre da noi purtroppo hai bisogno dell'online, del cartaceo e anche della raccomandazione in alcuni casi. Quindi c'è la pubblicità, poi ragioniamo su questi dati, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Seconda parte di Direttamente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando dei mali della burocrazia che frenano sia le imprese, ma non soltanto in Calabria, e sia chiaramente i cittadini che devono adempiere a dei doveri. Insomma, la burocrazia non ci facilita la vita, lo stiamo scoprendo anche attraverso gli interventi dei nostri ospiti. Proprio prima della pausa pubblicitaria, il nostro giovane imprenditore ci ha detto, ci ha raccontato che quando lui ha avviato la sua impresa in Italia, in Calabria, insomma, i tempi sono stati rapidi, 3 mesi. All'estero ci è voluta soltanto 1 settimana, dove tutto funzionava perfettamente. Allora, la domanda è: che cosa blocca in Italia proprio l'avvio di un'impresa? No, perché comunque 3 mesi per un'impresa vuol dire 3 mesi di lavoro in meno, significa perdere 3 mesi da un ufficio all'altro producendo dei documenti. Producendo dei documenti e spendendo comunque soldi in versamenti, soldi in adeguamenti per quello che sono le strutture, per quello che sono anche gli spazi consentiti allo svolgimento dell'attività. E quelle che sono anche le consulenze che ovviamente hai bisogno del commercialista, hai bisogno dell'ingegnere, hai bisogno di un po' dell'avvocato soprattutto in alcuni casi, di un po' di tutto per poter andare avanti e fondamentalmente aprire quello che è l'impresa. E, ritornando al discorso di prima, il capitale credo che sia indispensabile averlo, perché altrimenti in questi 3 mesi hai bisogno comunque di investire e di mandare avanti anche l'idea imprenditoriale. Cioè, volevo capire, all'estero che cosa c'è di più veloce per cui tu sei riuscito in 1 settimana a fare quello che in Italia ci sono voluti 3 mesi? Presenti la richiesta e loro ti danno l'ok a poter aprire, dopodiché loro ti danno 6 mesi in cui possono venirti a controllare, e se non è a posto, se in questi 6 mesi non sei riuscito a mettere tutto quanto a posto, poi ti fanno ovviamente delle sanzioni e ti danno anche un tempo per a sistemare quelle che sono le cose che non sono a posto, al termine di questa piccola sanzione, insomma, anche a livello di tempo, se queste cose che dovevi sistemare non le hai sistemate, ti chiudono completamente l'attività. Perfetto, quindi insomma si ragiona in modo diverso. In Italia vogliamo prima che tutto sia a posto, poi si parte. Invece all'estero si parte, poi in corso d'opera si fanno i controlli. Nel caso in cui sono cose necessarie è comprensibile, ma nel caso in cui sono burocraticamente cose che sono solamente a livello cartaceo, è un po' incomprensibile che si debba attendere così tanto, perché purtroppo oggi il tempo è denaro e oggi più di prima. Anche a livello di costi è equiparato, diciamo, il costo per aprire in Italia piuttosto che all'estero? Si spende lo stesso? Purtroppo già se si parte proprio dal costo personale, ovviamente il nostro tempo ha un costo, impiegare 3 mesi per me ha un costo, impiegare 1 settimana ha un costo minore ovviamente, quindi già proprio se si parla di costi siamo completamente fuori strada, nel senso che i costi in Italia sono molto eccessivi per l'apertura di un'azienda. Ecco perché, insomma, poi non ci meravigliamo se si investe fuori dall'Italia e fuori dalla Calabria. Dottore Gentile, prima si diceva dell'avvio di un'impresa, si parlava di tanti incentivi che, insomma, si dice che sono proprio a disposizione dei giovani per poter aprire le imprese. Sembrano molto facile, no? Requisiti, si fa domanda e poi si accede a questi finanziamenti, ma è veramente così semplice? O, come diceva il nostro imprenditore, bisogna avere i capitali, bisogna comunque intraprendere un iter burocratico importante? I tempi sono, anche qui, sono tempi lunghi. Certamente se si hanno a disposizione i capitali è molto più semplice. È molto più semplice. Allora, riguardo agli incentivi, noi ci confrontiamo spesso con bandi regionali. Ad oggi diciamo che qualcosa già c'è, però io ritengo che si stia troppo guardando ad una fascia d'età che ormai
non è né a livello di personale dipendente né a livello di imprenditori, persone che vogliono intraprendere un'iniziativa, i 35 anni verso cui si tende ormai credo che siano una logica fuori mercato. Per assumere le aziende che esistono, mi riferisco agli incentivi sulle assunzioni, ormai quest'anno ci danno la possibilità di procedere con assunzioni agevolate per giovani fino a 35 anni, dall'anno prossimo saremo costretti ai 30 anni, ma ritengo che sul mercato del lavoro ci sia molta gente over 40 rispetto ai quali di incentivi ce ne sono pochi. Così come l'iniziativa privata ad oggi esiste qualcosa legato agli under 35 o donne, sui tempi questo è un bando gestito. No, anche... perché mi fa piacere sottolineare, no, che spesso si dice al sud in Calabria non c'è la cultura imprenditoriale, vi diamo i soldi, se avete l'idea potete partire e crearvi la vostra impresa. Non è così facile. Non è sempre così, anche perché ci siamo scontrati con iniziative, con incentivi che nonostante fossero stati accolti, i tempi per l'erogazione si sono dilatati a dismisura. Possiamo fare degli esempi pratici? Mi parlo anche di due anni. In questi due anni, nel frattempo che arrivano probabilmente gli incentivi, ha cambiato idea, oppure chi vuole cominciare l'impresa deve avere il capitale proprio. Per forza. Quindi questa è la... Quindi è una falsa promessa, diciamolo, questo degli incentivi... Gli incentivi non sono sempre immediati, questo è. Io ritengo che si rivolgano anche a fasce di età che vanno, per quanto mi riguarda, riviste. Vanno assolutamente riviste. Sul mercato c'è molta gente che ha perso il lavoro, che intende avviarlo... e che forse ha finito da poco l'università, soprattutto da noi al sud, in molti aspirano fino ai 25, 26, 27 anni, e dopodiché ti trovi subito con dei limiti e dei paletti che si voglia cercare di dare sfogo anche da dipendente alle proprie professionalità o in autonomia, spesso... trovi dei lacci anche lì. Quindi sfatiamo dei miti. Quello degli incentivi va preso con va calibrato bene, perché dovete avere prima dei finanziamenti propri per poter cominciare a avviare delle imprese. Di certo in parte servono anche quando gli incentivi arrivano, perché poi tutto non è finanziato, si va verso ormai il classico fondo perduto, sta scemando, è la comunità che ce lo impone, quindi una disponibilità propria serve, e spesso per i tempi, perché arrivi poi l'erogazione dell'ente che ti promette, si tratta anche di ricorrere ad altre forme di finanziamento che non sono quelle agevolate, quindi forse verso istituti bancari. Quindi bisogna indebitarsi spesso, nella migliore delle ipotesi, per poter avviare un'azienda. Per chi l'idea ce l'ha, forse sì. Anche qui ci sarebbe tanto, no, da ragionare, perché questi strumenti, allora la domanda è a chi sono rivolti, se non sono rivolti ai giovani disoccupati per età, perché per situazioni economiche, perché se uno i soldi non ce l'ha non può avviare l'impresa, no? Quindi a chi sono rivolti, chi può usufruire di questi incentivi? Degli incentivi ne usufruisce chi ha effettivamente tutto il tempo di attendere, non parte assolutamente se non arriva prima l'accoglimento, ma spesso non è così, perché chi sta iniziando un'attività perché ci crede, perché ha delle basi, ha anche fretta e quindi le due cose spesso non coincidono. Nel caso in cui un'idea geniale magari... Sì, sì. Non può aspettare. Certo.
Insomma, questo è un argomento molto spinoso, perché quante delusioni ci sono state? Lei a quante persone ha visto deluse perché speravano, no, di avere questa idea, di realizzarla in poco tempo, di avere anche le risorse per realizzarla, e poi invece si sono scontrati con una realtà fatta di documenti, fatta di soldi che non arrivano, fatta di debiti da cui sobbarcarsi. Ci è capitato spesso di rinunciare con chi prospetta, col probabile anche per noi cliente che aveva in mente di iniziare, ma messo di fronte alla, all'esperienza storica, perché avendone gestiti e quindi per forza occorre prendere atto che può passare del tempo, può essere necessario anticipare anche delle disponibilità proprie, molte volte ci è capitato di dover rinunciare. Certo, poi la gente si arrende, come dare torto, no? Visto che comunque da spendere, da investire, da predisporre risorse proprie, insomma, sono risorse anche ingenti. Sì, certo. Anche perché spesso, come diceva lei prima, non ci sono. Quindi occorre, e qui si aprirebbe un altro discorso, occorre anche andare altrove, quindi in banca, ad esempio, e lì si imbatte nel problema, praticamente, che in banca occorre portare a livello di garanzie non so quante persone o cose, perché poi si possa effettivamente avere quella disponibilità. Certo, l'accesso al credito è uno dei problemi importanti per gli imprenditori. Sì. Ovviamente anche i costi, perché rivolgendoti agli istituti privati i costi sono molto più alti. Certo, insomma, purtroppo mi sa che insomma questa storia degli incentivi è un po' un'illusione, non è fatto per tutti, mettiamola così, non è diretta a tutto e non è automatico. Guarda, di automatico c'era qualcosa, c'è stato qualcosa, e anche lì secondo me è opportuno riagganciarsi con i controlli che devono essere ex post, quindi si avvia, perché chi vuole avviare un'attività è conscio di quello che serve, perché la legalità sta al primo posto. Quindi controlli ex post. Io ricordo l'unico incentivo automatico che hanno riproposto nel corso degli anni, ma mai come il primo, il famoso credito d'imposta. Lì bastava investire. Purtroppo però si è arrivati al punto in cui, mancando i controlli, si è investito su tutto, tutto produceva credito e alla fine le risorse sono finite. Mancano i controlli dopo l'investimento. Mi controllassero, se l'investimento è reale io devo maturare un qualcosa di automatico. Lì nell'arco di un anno si maturavano importi molto interessanti, senza richiesta, senza insistenze da dover fare, senza attese. Avrebbero dovuto controllare se ci fosse o meno il presupposto. Quindi il problema è soprattutto nella fase di avvio per le imprese, abbiamo capito, no? Certo. La burocrazia forte all'inizio, perché si vuole essere certi che l'impresa possa poi restare sul mercato, no? Quindi ci vogliono questo tipo di garanzie. Anna Rovito, allora, torniamo invece alle istanze dei cittadini, cioè a quelle che ogni giorno ci complicano la vita. Prima parlavamo di questo caso importante, insomma, che ha coinvolto alcuni cittadini dell'Interland riguardo a un tetto in Eternit da smantellare e sostituire. Lei diceva che il problema vero in questo caso è che molti enti si occupano della stessa cosa, quindi che succede? Che il cittadino va in confusione, perché al cittadino è richiesto una documentazione duplicata, triplicata, uguale a se stessa. Certo. E non è il solo caso, mi pare, di complicazione. No. Quindi ripartiamo dalla tegola in testa caduta ai cittadini. In realtà uno dei tanti fattori che creano quindi questo fenomeno della burocrazia incattivita è proprio quello che più enti sono chiamati a discutere, ad autorizzare, per rilasciare sulla stessa materia. Ritorniamo quindi, in questo caso parliamo di vincoli paesaggistici, abbiamo già due eminenti enti che si occupano di questi, che sono Regione e Provincia, che svolgono alla perfezione il loro lavoro. A
cosa serve un terzo ente? Tra l'altro ricordo per brevità che la sovrintendenza fu istituita nel lontano 1891 con Regio Decreto e aveva le uniche funzioni di salvaguardare monumenti, musei, cioè proprio ecco, nel vero senso della parola culturale. Con la legge del 75, la numero 5 del 75, invece viene istituito e facevano capo prima al Ministero della Pubblica Istruzione, proprio perché era questo il loro ambito. Nel 1975 viene istituito poi il Ministero per i beni e le attività culturali e quindi ridisegnato tutto un assetto locale, diciamo, di periferico, di uffici, tra cui vengono ricomprese anche le sovrintendenze, che quindi estendono anche il loro ambito di competenza. Ora, per brevità, credo sia inutile, una perdita di tempo, soprattutto per i cittadini, perché il disagio che non è vissuto dall'impiegato, dal funzionario che dilunga i tempi di una pratica, che non si esprime nei tempi dovuti, che boccia una pratica, che nega una pratica, anche quando... Anche se le pratiche, dobbiamo dire, devono essere corrette, senz'altro, è chiaro che poi ne rispondono anche i funzionari e gli impiegati. Certo, dottoressa, una volta che passano il vaglio di questi due enti, un terzo ente inquisitore non ha ragione di essere. Ma in questo caso come se ne esce? Allora, in questo caso se ne uscirà. Ecco l'altra trovata geniale del nostro legislatore italiano, no? Sempre, ecco, perché ci vengono dati dei contentini, noi sorridiamo di fronte ai contentini e non li accettiamo ovviamente, e il rimedio di adire le vie legali, quindi, che è stato ampiamente dibattuto. Noi partiamo addirittura da un concetto di dogma dell'irresponsabilità della pubblica amministrazione che viene finalmente diciamo sollevato da una sentenza storica della Cassazione Civile a Sezioni Unite, che è la numero 500 del 99, che finalmente osa nominare la responsabilità della pubblica amministrazione. Ad oggi in realtà però, fattivamente, concretamente, che è quello che poi è la risposta che vuole il nostro imprenditore Marco e la risposta che vogliono i cittadini, non risponde nessuno, non è responsabile nessuno, perché se io cittadino, io imprenditore, per vedermi riconosciuto un torto, no? Devo di nuovo immettermi nel labirinto amministrativo per fare ricorso, ciò significa che io devo nuovamente investire soldi, nuovamente investire tempo per avere forse tra 10 anni, tenuto conto dei tempi biblici della giustizia italiana, forse aver ragione. Cosa ho risolto? Io nel frattempo devo risolvere la mia situazione del tetto, perché addirittura la pubblica amministrazione sotto mi minaccia di intervenire con azioni coattive, diciamo, chiamiamole così, con azioni di tipo conservativo. Allora io mi chiedo, ma non me lo chiedo solo io, se lo chiedono tutti i cittadini di cui oggi sono portavoce, come mai l'amministrazione pubblica è sempre puntuale, precisa nell'inviare i provvedimenti quando a violare la norma è il cittadino? L'esempio tipico, proprio per farne uno, è la violazione del codice della strada. Se io da cittadino o lui da imprenditore per eccesso di velocità contravveniamo al codice della strada, immediatamente nei termini stabiliti dalla legge la PA, la pubblica amministrazione, ci notifica il verbale. Come mai tale tempistica non viene rispettata anche quando è il cittadino che, avendo compiuto il proprio dovere, chiede un diritto alla pubblica amministrazione lì? Ci tringeriamo dietro la burocrazia difensiva. Allora, burocrazia difensiva, ci fermiamo perché abbiamo una telefonata, sì. Diamo spazio ai nostri telespettatori. Pronto? Pronto? Sì, benvenuto. Senta, io chiamo da Rende. Sì, ci dica. Volevo fare una domanda all'avvocato Rovetto. Ci dica. Per quanto riguarda la notizia che abbiamo sentito in televisione, che l'Enel vuole addebitare sulle bollette dell'Enel, vuole debitare una quota di 35 euro per i debiti che ha l'Enel relativi a chi non ha pagato le bollette, quindi l'Enel vuole caricare tutto questo debito su tutti quanti. Non mi sembra giusto, visto anche che io ho firmato il contratto dove non c'è scritto che devo pagare anche i debiti che ha l'Enel relativi a delle bollette non pagate da altri, e quindi vorrei un parere dell'avvocato se è giusto non pagare questo eventuale
somma di 35 euro che lei ha in mente di caricare su tutti. Grazie per questa telefonata, la facciamo rispondere subito, tra l'altro non solo lei è preoccupato, lo siamo tutti se dovessimo davvero pagare i 35 euro. Avvocato, salve, buonasera, grazie per l'intervento. Allora, prima di iniziare la trasmissione io mi ero già fatta portavoce anche di questa problematica che mi era stata rappresentata proprio da alcuni cittadini molto attivi e ne parlavamo proprio con la dottoressa Baldino, per cui la notizia in sé è una notizia da far accaponare la pelle, però siccome stiamo parlando di burocrazia amministrativa ormai in Italia siamo veramente pronti a sentirne di tutti i colori. E fermo restando che stiamo valutando insieme con la dottoressa, diciamo lo staff di TEN, l'attendibilità effettivamente della notizia data attraverso i canali, perché pare che la notizia in realtà non sia vera. Detto questo, nel momento in cui appurata quindi la veridicità della notizia, senz'altro mi impegno io sin da adesso con le possibilità che ci offre l'emittente televisiva di fare una trasmissione ad hoc e quindi combattere, nel caso, ripeto, ribadisco, in cui la notizia risultasse essere vera, proporre le opportune azioni ovviamente per frenare. Questi non sono sicuramente strumenti di solidarietà. Gli strumenti di solidarietà che dovrebbero attivare, ecco, le autorità, e mi ricollego sempre, le pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini, nel rispetto poi, non ci dimentichiamo, che mentre l'interesse privato, così come quello dell'imprenditore e del cittadino, è di tipo particolare, l'interesse della pubblica amministrazione rimane un interesse generale, volto a perseguire principi di imparzialità, correttezza e buona fede. Questi sono solo prescrizioni teoriche che rimangono sui codici che io oggi ho qui, perché nella realtà, dai casi che io avrei da elencare ancora, da quelli che dalla viva voce di un imprenditore, di buona fede dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, veramente io posso portare pochissimi esempi. E non in ultimo, prima di venire in trasmissione, sentivo il massimo esponente dell'INPS, Tito Boeri, proprio al microfono di un emittente regionale, il quale diceva: ma state tranquilli, io posso darvi notizie rassereranti, poiché i tempi per le richieste degli assegni di invalidità si sono ridotti a 10-15 giorni. Allora, purtroppo ero dall'altra parte della televisione e non ho avuto la possibilità di interloquire direttamente con questo massimo esponente, perché di quale realtà sta parlando? Io posso portare dei numeri, no, proprio esperienze dirette di persone malati oncologici a cui la legge prevede di rilasciare degli assegni di assistenza, soprattutto quando sono sottoposti a cure chemioterapiche, malati che oggi non ci sono più, perché sono morti, e che ancora oggi aspettano di avere solo notizie delle pratiche inoltrate, a cura ovviamente dei familiari che, nel rispetto anche della memoria di chi non c'è più, cerca insistentemente di dare una ragione, una motivazione. Quindi stiamo parlando di 2 anni fa, egregio Presidente, di quale realtà lei ci parla? 10-15 giorni, in quale libro lo ha visto? Forse noi viviamo un'altra realtà. Certo, insomma, poi quando si entra nel dolore fa ancora più specie che i tempi siano così lunghi. Però, avvocato, per quanto riguarda invece questa notizia allarmante, tutte le famiglie sono allarmate, per quanto riguarda questi costi che dovrebbero lievitare in bolletta, diciamo che insomma si stanno verificando delle notizie, perché al momento non sembrano trovare veramente delle veridicità, insomma non c'è una fonte attendibile che ci dica questa cosa. Quindi prima di partire anche le associazioni dei consumatori con delle azioni concrete per contrastare, bisogna capire se è vero o meno. Certo, ma infatti io mi farò proprio, mi sono già fatta portavoce di questo, per cui studierò a fondo la questione, ovviamente poi avremo uno scambio di notizie e senz'altro daremo le notizie appropriate poi ai consumatori, che giustamente si sono allarmati, anche perché la notizia poi, ecco da dove nasce
è stata poi divulgata tramite un articolo di un quotidiano famoso proprio il giorno di San Valentino, si parlava di morosi. Sì, però noi sappiamo insomma che ci sono le fake news che purtroppo dilagano, soprattutto sui social, soprattutto sui canali WhatsApp. Allora, da giornalisti veri, da insomma professionisti, la prima cosa che bisogna fare è verificare le notizie. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Sì, benvenuta signora, ci dica. Benvenuto a voi. Senta, che ho una cortesia io. Sì, ci dica. Lei mi sente? La sentiamo perfettamente. Signora, se lei abbassa il volume del televisore. Signora, sì. Ho presentato la domanda della Gatterei. Signora, mi deve fare una gentilezza. No, ma la voce. Mi scusi, deve abbassare il televisore e ascoltarci solo per telefono, altrimenti non riusciamo a comunicare. Noi vorremmo sentirla, va bene? Abbassi il televisore, tutto il volume del televisore. L'ho abbassato, la viva voce. Perfetto, benissimo. Mi sentite? Adesso la sentiamo perfettamente. La domanda per l'avvocato, prego. Volevo chiedere all'avvocato, comunque chiedo a voi. E allora ho presentato la domanda della Cartarei. Ah, dalla Cartarei? Sì, il reddito di inclusione. Allora, sì. Io veramente mi è venuto a mancare il marito da poco tempo. Praticamente mi ha abbassato, come si dice, la soglia e dice che questa carta mi tocca perché l'ISEE è uscito zero. Ora, praticamente presentando il comune mi chiede, un attimino che prendo, mi chiede... Non è stato inserito nel DSU, che deve essere praticamente un familiare superiore ai 40 anni in famiglia. Signora. Oppure nello stato di famiglia. Mio figlio è sposato, c'ha 4 bimbi, io sono disabile e dice che non mi tocca. Lei da dove ci sta chiamando? Io sto chiamando da Polistena. Da Polistena. Allora, avvocato. Mi è stata respinta la pratica. Le è stata respinta la pratica. Allora, abbiamo capito in realtà poco di quello che la signora ha detto perché c'è un ritorno di voce. Ad ogni modo, ovviamente ci sono dei parametri per poter rientrare nella richiesta che la signora ha fatto. Ho capito ben poco perché è stata respinta, per cui magari a fine puntata daremo una email dell'associazione, di modo che se la signora poi ha la cura di inviarmi questo modellino respinto, sarà studiato e spiegarmi bene anche quali sono stati i motivi per cui non è stato, perché probabilmente potrebbe essere un'eccedenza di reddito. Ci sono comunque delle soglie in cui devono rientrare in genere queste domande. Poi diceva pure all'interno della domanda il tutore della persona disabile, non sono io il tutore. Bene. In famiglia non c'è nessuno, mio marito è venuto a mancare, il figlio si è sposato. Ho capito. Quindi dice lei, mi stanno chiedendo qualcosa che io in realtà, una fattispecie in cui io non rientro. Quindi ecco perché toccherebbe avere il documento in mano e parlare, diciamo, con più tranquillità e anche chiarezza. Certo. Allora, capire. Facciamo così, avvocato. Signora, se lei al nostro regista lascia il numero di telefono, noi lo facciamo avere all'avvocato e vi parlate poi subito dopo la trasmissione, perché così può spiegare meglio e bene allora, vedere le carte. Me lo passate e gli lascio il recapito. Va bene. Allora, il nostro regista prende il suo numero di telefono. Grazie mille per averci telefonato. C'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza e ultima parte di Direttamente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando della burocrazia, di come condiziona le nostre vite, di come condiziona la vita delle imprese, di come insomma
ci in qualche modo disturba, non nella conduzione del lavoro, ma anche della famiglia, del nostro vivere quotidiano. Prima della pausa pubblicitaria abbiamo parlato di tante cose sul fronte aziendale, l'avvio di un'azienda e i tempi e la mole di documenti necessari per avviare un'impresa in Italia rispetto invece ai tempi velocissimi con cui lo stesso procedimento si concretizza all'estero. Abbiamo parlato anche degli incentivi, tanti rivolti agli aspiranti imprenditori, che però poi nella pratica sono molto deludenti, perché ci ha spiegato il nostro commercialista che insomma, bisogna avere un capitale proprio se si vuole avviare un'impresa o quantomeno chiedere prestiti alle banche, insomma bisogna comunque accollarsi dei debiti. E poi abbiamo parlato con l'avvocato Rovito, che ci ha spiegato anche come nella quotidianità la burocrazia ci mette un po' i bastoni fra le ruote, il caso emblematico di un tetto in Ethernet da sostituire che diventa un caso difficile da risolvere con cittadini che restano in mezzo al guado tra enti diversi che chiedono chiaramente documenti diversi. Allora la domanda, perché siamo insomma nell'ultima parte, in chiusura, vi ricordo qualora vogliate chiamateci come avete già fatto, ci fa piacere sentire le vostre voci. L'ultima parte di questa trasmissione la vogliamo invece dedicare a come si può risolvere. Lei che è un giovane imprenditore, si sente solo ogni qualvolta alle prese con la burocrazia? Come fa a risolvere i problemi più spinosi? I problemi spinosi li risolviamo proprio grazie appunto ai commercialisti e agli avvocati, i tecnici specializzati. Quindi ci vuole uno staff tecnico. Oggi io credo che una buona impresa debba avere proprio assunto un buon commercialista e un buon avvocato, perché diventa difficile anche fare la materia di ogni giorno se non hai un consulente legale e un consulente contabile. Quindi veramente impensabile. Hai bisogno quotidianamente di un supporto legale, perché ogni giorno c'è qualche novità che ti ostacola, c'è qualche nuovo diciamo adempimento da compiere, hai bisogno appunto del commercialista per andare avanti, e ovviamente cambiando anche proprio il commercio di per sé, proprio l'impresa cambia ogni giorno, e bisogna anche di un tecnico che ti dia una mano per poter affrontare questi cambiamenti. Perché oggi si lavora tantissimo, il mercato è veloce e se non sei al passo con i tempi rischi di affondare con tutta l'impresa. Quindi consigli molto pratici, bisogna dotarsi di consulenti che speditamente ti aiutano a risolvere i problemi della burocrazia, non si perde tempo in questi meandri. Dottore Gentile, invece voi da professionisti, come, a chi vi rivolgete quando avete di questi problemi? Perché loro si rivolgono a voi, ma voi poi come Noi dobbiamo risolvere. Quindi interloquite sostanzialmente con la pubblica amministrazione. Per risolvere però credo che serva, la soluzione qual è? Credo che rispetto alla mole di adempimenti che ci sono adesso, una maggiore comunicazione tra gli enti. Quindi Anna prima diceva forse qualcuno non serve, ma comunque una maggiore comunicazione eviterebbe gran parte di duplicazioni che ancora oggi esistono. E poi credo rispetto a noi come professionisti, che spesso siamo delegati da parte degli imprenditori, serva un maggior coinvolgimento da parte del legislatore, cioè queste novità che sono quotidiane, che ci costringono quindi poi a queste famose rincorse, possono credo essere evitate se un coinvolgimento da parte di quei soggetti che alla fine consentono, perché il problema bisogna risolvere, che gli adempimenti vengano fatti, forse potrebbe portarci a un risparmio di costi, a un risparmio di denaro e di tempo.
Quindi semplificazione normativa, che significherebbe semplificazione di tempo, semplificazione cartacea, semplificazione e anche risparmio per aziende e cittadini. Certo. Avvocato Rovito, invece il cittadino come si può difendere? Allora, il cittadino intanto si può difendere continuando, diciamo, con dignità a lottare e attraverso, diciamo, anche associazioni o comunque professionisti che li coadiuvano in questo. Il problema è però un altro. Ma ci sono, si possono inoltrare anche delle segnalazioni, denunciare dei casi, oltre alle associazioni, ci sono dei siti anche nella pubblica amministrazione in cui poter dire questa cosa non va, a me è successo questo, certo. Potete riparare certo. o no? Certo che ci sono, infatti io sono qui anche per questo, proprio per segnalare che per me il rimedio fondamentale anche per eliminare la burocrazia è innanzitutto eliminare una serie di enti che in Italia non servono a niente, che sono solo un prendi soldi dalle tasche della statali. Per ritornare alle sovrintendenze, un articolo dell'Espresso del 15 aprile 2014 dice chiaramente che le sovrintendenze costano all'Italia qualcosa come 71 milioni di euro, cioè cifre che non possiamo accettare. Quindi io mi sono fatta promotrice attraverso l'associazione di una petizione popolare da indirizzare direttamente al Parlamento europeo. Ormai siamo in Europa, ci siamo presi tutti dall'Europa, soprattutto le cose non buone come l'euro, quindi prendiamoci anche quelle migliori come le azioni appunto da proporre direttamente. Io vi terrò aggiornati tutti i cittadini. La petizione non è altro che la sintesi di quello che io voglio, che noi, io e i cittadini vogliamo mettere a conoscenza del Parlamento europeo, di come noi non siamo in linea con quelle che sono le direttive europee. Parlano di competitività amministrativa quando l'Italia è al 43° posto in una classifica mondiale. Come possiamo essere competitivi se non riduciamo la burocrazia? La burocrazia costa alle tasche dello Stato, alle tasche del cittadino tantissimo annualmente. Io avevo anche delle cifre, cioè costa alle imprese qualcosa come 5.000 euro al mese di tra tempo perso e soldi e risorse economiche, quindi è inaccettabile. Allora, questa petizione popolare vede come strategia, ovviamente la stiamo valutando, la valuteremo insieme, sono anche aperta a diciamo ampliamenti della richiesta. Eliminare gli enti che non servono, e sono più di uno, non è solo la sovrintendenza. Ridurre le norme, noi abbiamo, cioè, siamo europei, abbiamo le nostre consorelle europee che hanno codici molto più brevi. Basta pensare alla Germania, per i regolamenti edilizi hanno 3 pagine, noi abbiamo tomi e tomi di legislazione edilizia, quindi non potremmo mai essere competitivi. Ridurre le norme, elevare la formazione anche del personale che è nella PA, perché il dottor Gentile diceva prima, io per stare al passo con i tempi ho dovuto investire per aggiornarmi e comprare software, così come l'imprenditore. Perché la PA non lo fa? Perché non investe anche nella forza lavoro, che riescano così a rapportarsi anche sui livelli telematici al pari di tanti professionisti? E infine sanzionare i comportamenti scorretti dei dipendenti pubblici, ma non con le casse dello Stato, con le tasse erariali, che poi sono rinvigorite soprattutto sempre da noi cittadini, con gli stipendi dei pubblici, degli impiegati pubblici, perché chi paga personalmente comincia a rispettare i tempi, comincia a dare le risposte giuste ai cittadini, comincia ad essere, a fare il proprio dovere. Sì, siccome siamo davvero in chiusura, la vostra mail, sì. Così i cittadini potranno, insomma, colloquiare certo. direttamente con voi. Allora, l'email del movimento, con la quale voi potrete, mandare anche segnalazioni e condividere una serie di cose, consumatoricosenza@gmail.com. E su questo ci fermiamo davvero. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, ve lo ricordo, grazie all'imprenditore Carlo Mezzatesta, al commercialista il dottor Francesco Gentile e poi all'avvocato Anna Rovito, che lo ricordo è presidente dell'Associazione dei Consumatori. Grazie a voi per averci seguito. A Enzo Leonetti in regia, Michele Cava alle camere, vi auguriamo un buon proseguimento.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.